Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti 12 cause di canonizzazione. Tra questi si trova il decreto sull'eroicità delle virtù di Montse Grases, una ragazza dell'Opus Dei che ha scoperto Gesù, direi, nella vita quotidiana, nelle piccole cose. Una ragazza semplice, buona, disponibile e soprattutto allegra. Io vorrei raccontarvi questa figura molto bella grazie a Monsignor José Luis Gutiérrez, postulatore della causa di Montse Grases. Benvenuto, Monsignor Gutiérrez. Buongiorno. Chi era Montse Grases? Montserrat Grases, familiarmente chiamata Monse, era la seconda di 9 figli. I suoi genitori erano fedeli dell'Opus Dei e era una ragazza normalissima, crebbe in un ambiente sereno perché i genitori, seguendo gli insegnamenti di San José María Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, cercarono di fare della loro casa un focolare cristiano luminoso e allegro. In quell'ambiente crebbe con tanti fratelli e dai genitori imparò una vita di pietà semplice e l'aiutarono a forgiare i tratti caratteristici del suo carattere. Era allegra, simpatica, vivace e a volte aveva il suo caratterino contro il quale qualche volta dovette lottare. E Monse studiò nella scuola media, studiò anche pianoforte. Dopo la scuola media si immatricolò in una scuola di formazione professionale della donna. Intanto, già nel 1954, cominciò a frequentare una sede dell'Opus Dei, una specie di club che facilitava formazione umana e spirituale alle ragazze e con il tempo cominciò a rendersi conto che Dio la chiamava a seguire quel cammino di vita cristiana dell'Opus Dei e nel 1957, nel mese di dicembre del 1957, decise di appartenere all'Opus Dei e lo fece dopo aver pensato a lungo, anche consigliata dai suoi genitori che le raccomandarono di pensarlo bene. Da quel momento Monse, che aveva ricevuto, come detto, una formazione ottima, e da quel momento prese ancora più sul serio l'impegno di santità in mezzo al mondo attraverso i doveri ordinari e lo fece con grande impegno, con uno slancio apostolico notevolissimo. Cercava in ogni momento di avvicinare a Dio le sue amiche, le sue compagne, quindi si trattava di una vita normalissima, lieta, ma avvenne un incidente. Giocava a tennis, pallacanestro, le piacevano le gite in campagna, e in una di queste gite con le amiche cadde sulla neve in montagna e prese un colpo nel ginocchio. Sembrava roba da niente. Qualche mese dopo la diagnosi fu tumore maligno nel femore per il quale non si prospettava nessuna possibilità di cura. Ecco, Monsignore, nel momento in cui Montse Grases scopre di avere questa malattia non si perde d'animo, rimane gioiosa come sempre e qui è anche un po' il tratto della sua santità e con questa sua gioia attrae molte sue amiche anche a Dio. Effettivamente non è una ragazza che riceve un colpo e si converte, no, viveva normalmente in un'ascesa graduale verso Dio, impegnandosi nel quotidiano e quando i genitori le comunicarono la diagnosi, la ricevete, secondo la testimonianza della mamma, la ricevete addirittura con gioia. E poi la mamma stessa commenta che era già il momento di andare a letto, la mamma vuole accompagnarla, si sedette sul letto di Monse, ma lei si addormentò immediatamente e placidamente. Possiamo dire che la malattia la trovò preparata per riceverla e per approfittare al massimo di essa, trarre il maggior profitto possibile di essa. Il profitto fu di avvicinarsi sempre di più a Dio e di avvicinare molte
altre persone a Dio appunto con la sua gioia. È sintomatico che lei suonava il pianoforte e quando stava a letto e non poteva suonare il pianoforte si procurò una chitarra e imparò a suonarla un pochino per cantare con le amiche, per rendere allegra la vita alle amiche che andavano a visitarla. La gente che la visitava diceva che effettivamente uscivano contenti da quella visita, non tristi per aver visto una persona giovane che stava per morire, ma con il morale sollevato, e quindi vedeva la malattia anche come un tesoro. So che molte persone stanno pregando Monse Gracias e che alcune, diciamo così, grazie ci sono state, se mi conferma questo. Non alcune, molte, molte, e per più di una di queste grazie si è pensato e si continua a pensare sulla possibilità di presentarla come guarigione miracolosa per intercessione della serva di Dio. Solo che non si può agire con leggerezza in questo campo, quindi stiamo studiando uno o due casi che abbiamo in questo momento tra le mani, hanno un buon aspetto, ma per conto mio e di tutti quelli interessati alla causa e che la gestiscono, cercheremo di presentare come miracolo solo un fatto che abbia buone possibilità di andare avanti. E guarda, sulla fama di santità, le persone che si rivolgono alla sua intercessione, un dato dell'anno scorso, sono state stampate 40.000 immaginette di Monse. Ecco, in un anno. Certo. Va bene, io ringrazio Monsignor José Luis Gutiérrez, postulatore della causa di Monse Gracias, per essere stato con noi e per averci raccontato questa bellissima biografia di questa, speriamo presto, santa. Va bene, grazie Monsignor Gutiérrez. Prego, buongiorno. Non un giorno qualsiasi, storie di chiese e di vita al di là della quotidianità.